La batosta e la figuraccia della scorsa stagione, ce le ricordiamo tutti. Quest'anno il divario tra le due squadre è probabilmente maggiore rispetto al febbraio passato. Il Pro Piacenza non ha più, sempre sulla carta, quel desiderio, forse fame di stupire, che aveva l'allora truppa di Arnaldo Franzini, bravissimo a ottenere una storica salvezza ai playout partendo dalla penalizzazione di 8 punti sul groppone ad inizio campionato. La formazione di casa resta però potenzialmente un avversario scomodo, e la Reggiana nel suo percorso di maturità non può avanzare passi falsi contro squadre considerate, forse ingiustamente, piccoli. Gentili radioascoltatori, un cordiale buon pomeriggio dallo stadio Leonardo Garilli di Piacenza, buon pomeriggio da Roberto Tegoni, che grazie alla regia di Giovanni Mazzoni vi racconterà le emozioni di Pro Piacenza Reggiana, gara valida per il terzo turno del campionato di Lega Pro Girone A. Tutto è pronto per il fischio d'inizio del signor Lacagnina, spora qualche istante di attesa, poi si comincerà, e la Reggiana che batte il calcio d'inizio. Mogos sulla destra, poi si appoggia a Bruccini, ancora Nolè che gioca per vie centrali. Adesso vedremo un attimino la sistemazione della Reggiana, arma dal limite della rigore sulla sinistra per Siga, il cross è basso, attenzione, Ruccini, gol! Il gol della Reggiana! 7 minuti di gioco, Bruccini in fila, Fumagalli, bella azione della Reggiana, una rete di passaggi molto fitta. Andiamo a ricordarli, Arma che cerca la profondità di Siega sulla sinistra, il cross basso, Bruccini anticipa il difensore e trova la rete sotto misura che porta in vantaggio i Granata. 7 minuti di gioco, 1-0 in favore della Reggiana, si mette bene subito la partita per la formazione Granata. Ancora Carlos, gli ruba palla benissimo Maltese, allora ancora la Reggiana che può impostare con Bruccini, tre quarti, il lancio sulla sinistra dove c'è Siega, ancora spazio, Siega lo affronta Rieti, non l'ha fatto benissimo in precedenza, il cross di Frascatore in mezzo, esce Fumagalli, il colpo di testa di Nolè e poi il quasi gol, poi il pallone viene tolto dalla linea di porta dal difensore, crediamo sia Bini, il gigante della difesa che toglie all'ultimo istante il pallone del possibile 2-0. Tutto è pronto, il direttore di gara ha steso anche il suo spray sul manto erboso, ecco il fischio del direttore di gara, va Alessandro, pallone che spiove in area di rigore, il gol del Pro Piacenza, 1-1, gol del numero 9 Fabio Cristofoli, attaccante del Pro Piacenza, segna il pareggio per la formazione rossonera al minuto numero 14. Tutto da rifare per la Reggiana, dopo 7 minuti il vantaggio di Bruccini, dopo altri 7 minuti al 14esimo il gol di Cristofoli. Sul punto di battuta c'è Raffaele Nolè, minuto numero 21. Nolè contro Fumagalli con il destro, tre passi di rincorsa per il numero 10 in maglia granata. Fischia il direttore di gara, parte Nolè con il destro, parata di Fumagalli, parata di Fumagalli. La Reggiana sciupa una occasionissima con Nolè, tiro centrale, orribile la battuta del numero 10 granata. Angiulli ignora Maltese, poi lancia sulla destra a Bruccini, sbagliato il passaggio del numero 4 granata, recupera Mogos, poi Nolè, tre quarti del Pro Piacenza, ancora Nolè, fa da solo di fianco a sé Mogos, lo ignora, ancora Nolè da solo, lato corto dell'area di rigore di destra, Angiulli può caricare il sinistro di Angiulli a lato di un soffio. Allora è tutto pronto per il secondo tempo, batterà dal cerchio di centrocampo il Pro Piacenza, via in questo istante ai secondi 45 minuti di gioco. Attenzione Cristofoli, sfugge la marcatura di Spano, tiro di Cristofoli parato da Perilli, ci riprova ancora un attaccante del Pro Piacenza, si trattava di Alessandro, il gioiellino rosso-nero se però ha ritardato la battuta, la Reggiana graziata, Reggiana graziata da Cristofoli dopo 1 minuto e 20 di gioco, poi resta a terra Mogos,
è andata bene perché il Pro Piacenza si era già portato in avanti. Recupera palla la Reggiana con Frescatore, siamo sul settore di sinistra dove c'è Siega, poi Angiulli, Maltese, tre quarti della Pro Piacenza, sulla destra dove c'è Mogos, controlla bene il pallone Mogos, poi serve sulla destra largo Nolel, cross in mezzo, il tiro al volo di Arma, l'ottima conclusione al volo del numero 9 Rashid Arma, terminata larga sul fondo. Bartolomei, la profondità di Brucini, è buona la posizione del numero 8, il cross in mezzo, non ci arriva nessuno, ci arriva però Rieti che spedisce in calcio d'angolo anticipando Loi e Arma. Calcio d'angolo per la Reggiana, questo era un gran pallone di Brucini servito da Bartolomei. Va Brucini con il destro, ancora traiettoria ad uscire, il destro di Brucini prova ad arrivarci, Arma ed è calcio di rigore per la Reggiana, ammonito Bini, ha alzato il braccio, calcio di rigore per la Reggiana. Stiamo a vedere se questa volta la Reggiana sarà in grado di concretizzare questa occasionissima, 36 minuti di gioco. Questa volta sul dischetto si va Rashid Arma. Rincorsa lunga da parte di Rashid Arma con il destro. Tutto pronto. Arma contro Fumagalli. Il tiro di Arma, la parata e poi arriva il Spanò che viene messo a terra. Ma ancora una volta la Reggiana spreca un calcio di rigore tirato da Arma, è incredibile, la maledizione, attenzione siamo già dall'altra parte, Spanò manda in fallo laterale, regaliamo un corso avanzato di tiro del ricalcio di rigore ai giocatori della Reggiana perché non si possono tirare i calci di rigore in questa maniera, è un anno e mezzo che vediamo delle cose del genere. Ancora Loi, ultimi scampoli di gioco, direttore di gara ha il fischietto in bocca. Martinez, Carrus, ancora la Reggiana ci crede in avanti con Nolè, Martinez commette fallo, eccolo qua il triplice fischio del signor Lacagnina e niente, la Reggiana ottiene un solo punto qui a Piacenza, Pro Piacenza Reggiana finisce 1-1, le reti di Brucini al settimo, il pareggio di Cristofoli al quattordicesimo, ma pesano davvero tantissimo i due calci di rigore sbagliati da parte della Reggiana al ventunesimo con Nolè e al 36esimo del secondo tempo con Rashid Arma. Finisce 1-1, il Pro Piacenza sale a quota 2 punti, la Reggiana sale a quota 5, 2 punti gettati al vento secondo il nostro avviso. Da Roberto Tegoni è tutto. La squadra, la Reggiana va a salutare i 300 tifosi reggiani giunti qui a Piacenza. Da Roberto Tegoni è tutto, Reggiana e Pro Piacenza terminano con il punteggio di 1-1. A voi.